Ciao a tutti, è da un po' che sto facendo degli esperimenti con la DJI Io 3, sia con il Chimera che con il Defender 25. In effetti ho riscontrato alcune problematiche di segnale ogni tanto, ma ho trovato un giusto compromesso con le antenne. E quindi vi faccio vedere alcuni video che ho proposto su TikTok in cui parlo della polarizzazione e parlo anche di qual è il migliore sistema che si può utilizzare in questo momento con la DJI Io 3. In particolare se poi utilizzate anche il radiocomando della DJI. E allora amici, ma voi lo sapete perché i droni FPV utilizzano la polarizzazione circolare? Ma soprattutto, ma che cosa è la polarizzazione? Beh, allora, innanzitutto quando una radio trasmette comincerà a far oscillare il campo elettrico e il campo magnetico in modo da far sì che si formino delle onde, appunto le onde elettromagnetiche. E da dove usciranno? Usciranno da un'antenna. L'antenna quindi non farà nient'altro che convogliare queste onde radio in modo che possano fuoriuscire dalla radio e arrivare a un ricevitore. Se noi abbiamo un'antenna posta in questo modo, quindi in maniera verticale, le onde radio usciranno e si muoveranno in questo modo, quindi andranno verso l'avanti. Ovviamente la componente elettrica viaggerà in questo modo e la componente magnetica in maniera ortogonale, ma questo è poco importante. Che cosa succede quindi? Che dall'altra parte si dovrà avere un'antenna ricevente che dovrà stare nella stessa posizione di quella trasmittente, perché così le onde radio si muoveranno ed entreranno all'interno del ricevitore seguendo questo flusso. E quindi se l'antenna invece verrà posta in questo modo, quindi con una polarizzazione orizzontale, anche l'antenna ricevente dovrà essere in polarizzazione orizzontale, perché se incrociamo le due cose le onde radio non riusciranno ad entrare all'interno della stazione ricevente, perché una parte delle onde radio che verranno emesse verrà completamente distrutta ed ignorata. Ed ecco perché le antenne ricevente e trasmittente devono avere la stessa polarizzazione, cioè le onde devono seguire lo stesso flusso. Ma questo va benissimo finché le due stazioni sono ferme, e quindi ci sta un'antenna ferma magari su una montagna e un'altra antenna ferma sull'altra montagna. Ma cosa succede se una delle due antenne o entrambe le antenne si muovono? Ecco, può succedere che l'antenna può muoversi per esempio in questo modo, oppure può ruotare, e quindi anche la polarizzazione comincia a piegarsi, e quindi una parte della componente del segnale radio non verrà ricevuto dall'altra che invece sta ferma. E quindi che cosa si è deciso di fare? Beh, insomma, di cambiare il tipo di polarizzazione e quindi adottare una polarizzazione di tipo circolare, perché in qualsiasi posizione si troverà nello spazio l'antenna ricevente o l'antenna trasmittente, comunque le onde radio faranno questo movimento, non importa se si muoveranno, ma verranno in ogni caso convogliate in maniera circolare. Ed ecco perché i droni FPV, ma allo stesso modo anche i satelliti, soprattutto i satelliti, quelli che si muovono a bassa orbita e che quindi hanno un movimento nella nostra atmosfera, hanno tutti antenne a polarizzazione circolare. L'importante è che se gira l'onda radio, deve girare l'onda elettromagnetica, gira in un verso, quindi per esempio andando verso destra, anche l'antenna ricevente dovrà avere una polarizzazione verso destra, e lo stesso se gira al senso contrario. Ma allora, quindi, che cosa significa? Che la polarizzazione circolare è la polarizzazione meglio utile per ricevere dei segnali in movimento. Vedremo nei prossimi video come scegliere meglio la polarizzazione a seconda del sistema che stiamo utilizzando. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao Damiano, effettivamente devo cercare di essere un pochino più preciso. I costruttori di antenne si preoccupano di determinate cose, una fra tutte per esempio è quella di far sì che l'antenna risuoni perfettamente sulla frequenza del trasmettitore, proprio per evitare che la trasmissione, la potenza del trasmettitore si trasformi in calore o che addirittura ritorni indietro al trasmettitore stesso, e quindi faranno sì che
l'antenna svolga perfettamente il suo lavoro su quella determinata frequenza. Un'altra cosa di cui si preoccupano i costruttori delle antenne è come verrà irradiato il segnale che proviene dal trasmettitore, e quindi verranno costruite antenne per determinate funzioni. Per esempio, nel caso di un'antenna che ha una forma come questa, cioè un'antenna verticale, il segnale verrà irradiato in tutto questo senso. Io ho fatto vedere solamente un verso, ma perché volevo parlare della polarizzazione. In realtà però per questo tipo di antenna il segnale viene propagato in tutte le direzioni, non proprio come una sfera ma come un salsicciotto, sì, perché nel punto più in alto la trasmissione radio non verrà irradiata, quindi sarà una sorta di salsicciotto in questo modo che gira tutto intorno all'antenna, ma questo a prescindere dal tipo di polarizzazione. Perché immaginate tante piccolissime fette di questo salsicciotto che partono dalla punta e fanno un giro intorno a tutta quanta l'antenna. Nel caso di un'antenna orizzontale invece il salsicciotto sarà in questo modo, con schiacciati i due poli, a prescindere dal tipo di polarizzazione, che sarà sempre in questo verso, quindi immaginatelo su tutta l'antenna stessa. Questo per quanto riguarda le antenne di tipo verticale. Un'antenna direttiva invece, che già vi ho mostrato in un altro video, è stata costruita per far sì che tutta la potenza del trasmettitore vada solo verso un verso, perché probabilmente è il verso verso cui ci sarà il ricevitore, e quindi nonostante la polarizzazione possa essere di tipo verticale o orizzontale, comunque la propagazione avverrà, in questo caso di un'antenna direttiva, avverrà seguendo delle linee che si protrarranno tutte verso il davanti, quindi in questo caso così, e nel caso della polarizzazione verticale sempre così, ma un pochino più verso il verticale. Quindi è perfettamente vero quello che tu dici, ma bisogna scindere le due cose da propagazione a polarizzazione. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti. Vi ricordate il video in cui vi ho detto che la polarizzazione circolare è la migliore per i droni FPV? Beh, insomma, sì, questo è tutto vero, ma la polarizzazione circolare ha un piccolo problema, e cioè quando il segnale radio viene riflesso da un ostacolo, la polarizzazione cambia verso. Quindi immaginate un drone FPV che vola in mezzo ai palazzi, il segnale radio che verrà ricevuto dalla ricevente sarà solamente quello diretto verso la ricevente, non quello riflesso, perché quello riflesso probabilmente avrà già cambiato verso, quindi se trasmettete in LHCP una volta riflesso diventa RHCP, oppure subirà delle deformazioni che in qualche modo non verranno ben ascoltate, tra virgolette, dal ricevitore. E allora, nel caso in cui il vostro sistema utilizza una sola antenna, non c'è tanto da fare, e quindi se avete un'antenna LHCP sul drone bisogna avere un'antenna LHCP sui goggles. Ma nel caso della DJI O3 la cosa è leggermente diversa, perché la DJI O3 utilizza un sistema MIMO, e cioè la possibilità di trasmettere sulla DJI O3 con tutte e due le antenne e di ricevere con tutte e due le antenne, e quindi in questo caso la cosa migliore è avere un'antenna in polarizzazione destra e un'antenna in polarizzazione sinistra. Ma attenzione, almeno una delle due deve essere anche bibanda, cioè andare sui 2 GHz e 4, sì, perché se utilizzate il radiocomando della DJI, il Remote Controller 2, lui funziona anche a 2 GHz e 4, e quindi per avere un sistema completo vi conviene avere anche un'antenna bibanda sulla DJI O3. Che cosa fare sui goggles? Beh, sui goggles, che anche loro hanno un sistema MIMO, in particolare due antenne trasmettono, questa qui e questa qui trasmettono e ricevono, e queste altre due invece ricevono solamente. Anche in questo caso quindi vi conviene tenere un miscelamento della polarizzazione. Io in particolare ho utilizzato questa antenna un po' più alta in LHCP, quest'altra in RHCP ed è B banda, questa è singola banda, e poi qui ho un'altra
tra in RHCP B banda, e questa è un'antenna a polarizzazione lineare che utilizzavo anche per altri droni, e quindi al massimo prenderà una componente del segnale che arriverà. E sul drone? Vediamo sul drone cosa ho messo. Ed eccolo qua. In realtà la iFlight mette sul drone due antenne in polarizzazione sinistra LHCP, così come si faceva tanto tempo fa, ma il consiglio è quello di avere un'antenna in RHCP ed un'antenna in LHCP e una delle due, come vi ho detto, in modalità B-banda. Infatti l'antenna originale che viene data con la DJI Io 3 è proprio un'antenna a polarizzazione circolare sia sinistra che destra, che contiene all'interno quindi due antenne B-banda, e quindi ecco perché qualcuno sta riscontrando una migliore ricezione proprio per questo motivo. Ora lo proviamo e vediamo come va. Sono rientrato in macchina, ma mi sono ricordato di un'altra problematica riguardante la DJI Io 3 di cui vi volevo parlare. In pratica tutti voi sapete che la DJI Io 3 insieme al goggles e il DJI remote controller creano un network, un binding. Mi sono accorto, e di questo ne ha parlato anche Issam in un suo video, che avviene una situazione un pochino, diciamo, non perfettamente in linea con i criteri di sicurezza, se così vogliamo chiamarli. In pratica che accade che se si disconnettono i goggles dal power, quindi se gli viene a mancare l'alimentazione ai goggles, il sistema DJI Io 3 disarma completamente i motori. Ora io è chiaro che molti di voi diranno che è quasi normale, perché che cosa si fa con un drone FPV se non si riesce a vedere più dai goggles? In realtà non è proprio così, perché io potrei mettere in angle il drone e riuscire magari mandarlo più in alto e riuscire in qualche modo a farlo ritornare a casa. Immaginate che dovrei avere un osservatore accanto a me a cui potrei addirittura passare il radiocomando e che dovrebbe continuare sempre a vedere il drone, e quindi un osservatore esperto o anche me stesso potrei cercare di farlo ritornare a terra. Ma la DJI Io 3 potrebbe benissimo essere utilizzata anche su sistemi che non hanno Betaflight, ma per esempio ArduPilot, e quindi dei sistemi con un flight controller molto più intelligente. Una volta che perdo la visualizzazione dei goggles potrei innescare un ritorno a casa automatico facendola andare in modalità stabilizzata, e quindi perché disarmare i motori? Inoltre quello che ho notato è che se io faccio partire la DJI Io 3 e accendo semplicemente il radiocomando, il DJI RC remote controller, e non accendo i goggles, posso armare tranquillamente il drone e farlo volare in VLOS, ovviamente. Quindi non vedo perché i goggles devono comandare sul fatto che sia armato o meno il motore. Molti potranno dire: ma allora mettici un'altra ricevente? Mi sembra alquanto, diciamo, superfluo aggiungere un'altra ricevente, perché se ho il sistema DJI completo che prevede anche l'utilizzo del radio controller, perché devo utilizzare un'altra ricevente? Certo, lo posso fare, ma non vedo perché dovermi costringere per colpa di questo comportamento strano. Ne ho parlato anche con DJI sul forum, e quindi troverete questa comunicazione anche sul forum DJI, e effettivamente le persone della DJI hanno confermato questa mia tesi, e cioè che i goggles sconnettono completamente il drone e che disarmano i motori. E ho riportato anche questo esempio che vi ho fatto, e mi hanno detto che vedremo, ne parleremo con il reparto di ricerca e sviluppo. Vi terrò al corrente. Ciao a tutti e al prossimo video.